Ciao ragazzi, eccoci in un nuovo video. Scusate l'assenza, ma ho avuto un bel po' da fare tra fisioterapia, università e altre cose. Sono stato un po' impegnato, non ho avuto tempo di pubblicare nuovi video qua sul canale. Ma tempo fa ho chiesto a voi se avevate qualche domanda specifica da farmi e vi avrei risposto in un video. Infatti, eccoci qua. Iniziamo subito. Allora, Emilio Formato mi chiede perché hai scelto il downhill e non un'altra categoria? Allora, quando io ho iniziato insieme a mio papà, sono andato a Finale Ligure a fare una scuola di mountain bike con Bruno Zanchi quando abitava in Liguria. E niente, lui a quel tempo aveva un team di discesa, correva in downhill, allora il passaggio direi che è stato ovvio. E in più al tempo non esisteva neanche l'enduro, gare di enduro, quindi o cross country o discesa. Quindi sono andato verso la discesa. Sabor71 mi chiede: scusate per i nomi, ma vi siete chiamati così, quindi non so realmente come vi chiamate. Allora, Sabor71, cosa ne pensi delle e-bike? Mai provate? E se sarà il futuro? Allora, ne ho provate un paio, non per giri seri, cioè mio padre ne ha una e qualche volta l'ho usata per fare un'oretta così per divertimento, e secondo me sono una figata. Non so se sono il futuro, anche perché secondo me sono già il presente. E tantissime persone ce l'hanno, tantissime persone si sono avvicinate o sono tornate al mondo della bici, della mountain bike, proprio grazie alle e-bike. Quindi secondo me sono una cosa molto molto importante nel mercato e credo che le gare, le competizioni o comunque il modo di andare in bici resterà sempre un po' diverso, separato rispetto a quello delle muscolari, come si chiamano adesso, comunque delle bici normali. Quindi non è che ci sarà, secondo me non ci sarà un pieno ricambio verso le bike a discapito delle bici normali, ecco. Thomas Sartori mi chiede qual è il miglior bike park in Italia. Allora, soprattutto in Italia, comunque nel nord Italia, hanno girato parecchi di bike park e secondo me il bike park di Pila è il migliore perché è completo, cioè un bel po' di piste e soprattutto la difficoltà varia dal principiante a quello che si vuole allenare per una gara di Coppa del Mondo. Per esempio lì quest'estate ho visto che sono andati gli Ather, tornati a testare le loro nuove bici e ovviamente sono atleti di Coppa del Mondo, quindi gli serviva una pista di livello di Coppa del Mondo e lì c'è. Poi ci sono un sacco di sponde, un sacco di salti, dei sentieri panoramici fighissimi. Se non ci siete ancora stati, vi consiglio. Anzi, ho fatto un video su, secondo me, il sentiero più spettacolare che abbia mai fatto. Ve lo linko in descrizione. E niente, secondo me è davvero un bike park completo. Ivan DF, qualche consiglio per il bagnato e per il ripido? Beh, è abbastanza difficile da spiegare qua davanti a una telecamera. Sarebbe molto meglio provarlo sul campo, però sul bagnato è importante sapere dove premere, dove caricare sul terreno. È ovvio che su radici e pietre molto bagnate non si può entrare a occhi chiusi come quello asciutto, e quindi è importante la posizione di guida. In più, su tratti in contropendenza oppure su radiciaie o pietraie, è importante gestire bene i freni, specialmente quello davanti. E in più è una cosa che non siamo molto abituati a fare, perché di solito nel 90% dei casi o anche di più giriamo sull'asciutto, quindi il bagnato è già una condizione un po' anormale rispetto al normale, al classico terreno in cui giriamo noi. Quindi appena scappa magari ci rigidiamo, compreso me, e ci rigidiamo e invece secondo me dovremmo lasciare più andare e riprendere la bici magari dopo una scivolata senza impanicarci e frenare subito, ecco. Poi mi chiedi anche per il ripido. Per il ripido, secondo me è importante la posizione in sella e la linea. La posizione in sella, se è tanto ripido, la cosa più corretta o naturale da fare, secondo me, è spostarsi un po' indietro per ricentrare il baricentro e non irrigidirsi troppo con le braccia. E soprattutto, secondo me, fa una grande differenza sapere dove andare. Per esempio, in un pezzo molto ripido, magari guardare prima la linea, tornare su a piedi e rifarla in bici, così sai già dove passare. Dico che è importante la linea perché se magari scivolo o andiamo un po' nei casini, nel ripido e non sappiamo dove andare, allora tendiamo a fermarci e guardare dove andare. Se invece sai già la linea da fare, anche se succede qualcosa,
nella tua testa sai già dove andare e cerchi di indirizzarti verso quella linea lì. Quindi un po' ti salva questo, anzi, a me salva un sacco. E questo fa anche la differenza quando vuoi entrare più forte in un pezzo ripido. Se sai già dove andare, il tuo corpo seguirà già quella direzione lì, o comunque tu andrai verso quella direzione lì, e questo aiuta un sacco. Max Damage, scusate i nomi, però. A che te hai iniziato? Allora, ci sono un sacco di domande. A che te hai iniziato? Da piccolo con mio papà, intorno ai, boh, penso 4-5 anni, non lo so di preciso, però da molto piccolo. Gomma preferita? Assegai. Ti piacciono le fat bike? Assolutamente no. Carbonio, alluminio? Carbonio. Tetto culo? Culo. GM02 mi chiede come mai è soltanto Nukeproof? Beh, abbastanza semplice, perché sono supportato da Scoutbike.com è l'importatore e distributore per l'Italia di Nukeproof, quindi ho sia la bici d'enduro che quella da discesa della Nukeproof. Poi Pietro Binello mi chiede qual è stata la gara più bella che hai mai fatto? Allora, secondo me la pista più bella in cui ho corso è stata Afjell, la Copremono di Afjell in Norvegia. Secondo me è una pista bellissima, super completa. Si parte già dal trasferimento, è una figata perché si fa una linea per arrivare dalla gondola alla partenza dalla pista. Si fa un percorso pieno di salti, un freeride bellissimo, e già lì ti scaldi. È già molto diverso che arrivare alla seggiovia, scendere e boom, partire per la pista. Già lì il mood era molto figo, secondo me. Poi la pista era. La prima parte era piena di saltoni grossi. Mi ricordo che ero abbastanza piccolo, ero junior ancora quando sono andato. E ci ho messo un po' di giri per chiuderli tutti. Poi c'era una parte molto veloce, sempre stile abbastanza bike park. Poi c'erano due pietraie belle, belle incazzate. E niente, poi l'arrivo su un bratone, mi sembra. Comunque, bellissima. Mentre invece, secondo me, la gara più bella a livello di sensazioni che abbia mai fatto sono stati i campionati del mondo in Val di Sole del 2016, se non mi sbaglio. A parte che è stato il mio miglior risultato, però l'atmosfera che c'era lì in Italia è stata qualcosa di indescrivibile. Tutti i fan che ti venivano a salutare, tu, ogni pilota della nazionale con la maglia azzurra che passava per andare dallo stand alla seggiovia era sempre tifato, sempre salutato, e in pista c'era veramente un gran casino. Quindi secondo me quella è stata una delle gare più emozionanti. Ancora adesso provo forte emozione a ripensarci. Samuele Icardi mi chiede: farei mai dei tutorial? Allora, non sono tanto bravo a spiegare davanti a una telecamera, secondo me. Mi viene molto più semplice farlo di persona, specialmente se ho il ragazzo che vuole imparare davanti a me e lo vedo girare riesco a vedere cosa correggere e credo di riuscire a spiegare anche cosa cambiare e cosa migliorare. Mentre invece così davanti a una telecamera non so, sicuramente proverò a far qualcosa e vedremo se funzionerà o no. Mister Navi mi chiede che differenza c'è tra una Fox 40 e una 49. Beh, è molto semplice, sono principalmente la stessa forcella, solo che la 40 è destinata alle 27,5, mentre la 49 è destinata alle ruote da 29, quindi cambieranno i foderi e forse anche le piastre per regolare il reach giusto. Basta, internamente sono la stessa cosa. Vincenzo Tedesco mi chiede: un rider di DH, di Downhill, si allena anche in bici da corsa, in palestra, e come ci alleniamo? Allora, in bici da corsa si possono fare tante cose, io principalmente faccio dei lunghi per creare il fondo, di solito adesso in questo periodo, o comunque prima della parte principale dell'allenamento, e poi lo uso un po' per fare delle ripetute e soprattutto durante la stagione per fare dei recuperativi, andare a fare un'ora, un'ora e mezza di pedalata blanda, di recupero, serve parecchio, specialmente magari il lunedì dopo la gara. E poi in realtà non tutti usano le bici da strada, c'è chi usa soltanto la bici d'enduro oppure ha una bici da cross country, quindi non tutti in realtà usiamo delle bici da strada, però quello è quello che facciamo di solito.
Poi in palestra invece, anche lì dipende tanto dal proprio preparatore, da quello che serve all'atleta. Io ho degli allenamenti specifici di mese in mese e comunque alleniamo i gruppi muscolari principali, facciamo squat, stacchi, panca piana, trazioni, molti lavori di equilibrio, addominali. Poi in realtà dipende tanto dal tuo preparatore, che mentalità, che idea ha. Di sicuro non soltanto pesi, non soltanto pesistica, ma facciamo anche lavori a corpo libero oppure con macchinari strani. Usiamo tanto anche fitball, oppure palle mediche, oppure TRX, cose del genere. Federico Candilora mi chiede: hai mai pensato di smettere dopo una caduta? Allora, questo è un discorso un po' strano, magari ci dedicherò un altro video più avanti. Allora, sì, la risposta è sì. Ci sono stati due o tre infortuni gravi dove ho pensato di smettere, ma non di andare in bici, ma smettere di fare le gare. Questo però non mi ha ancora fermato, in realtà sono ancora qua. La bici penso che non smetterò mai di andare in bici, ecco. È la cosa che mi rende più felice, mi rende più a mio agio, ecco. Ogni volta che salgo in bici mi sento, oh, è tutto a posto, questo è dove doveva essere, quindi è la cosa che mi riesce meglio e quella che mi rende più felice, quindi non penso che smetterò mai di andare in bici. Ste-o mi chiede: setting ammo e forca sull'enduro. Allora, ho fatto un video, un bike check della mia bici d'enduro, ve lo metto qua in descrizione anche quello. Comunque, sulla forcella uso una Ohlins ad aria e uso 100 PSI nella camera positiva e il massimo nella camera di rampa, che mi sembra sia 230 PSI. Poi nella di idraulica uso 10 click di basse e 2 di alte e 15, anzi 13 di ritorno. Mentre nell'ammortizzatore ho la molla da 3,88, sempre con ammortizzatore Ohlins, e uso le basse a 13, le alte nella posizione 1 e il ritorno a 5, se questo ti può essere d'aiuto, ecco. Poi Jox353 mi chiede: in palestra è meglio esercizio a corpo libero, pesistico o macchinari? Beh, ho già risposto prima, però facciamo praticamente di tutto. Ci sono dei mesi in cui ci concentriamo più, almeno io mi concentro di più sulla pesistica, e man mano che si avvicina la stagione invece vado più su esercizi a corpo libero, esercizi di equilibrio. Comunque l'idea è sempre di prima creare un fondo, poi creare massa muscolare e poi convertire la massa muscolare in esplosività o comunque in quello che ci serve per andare in bici. Comunque l'importante secondo me è sempre dare il massimo, sia in palestra che in bici. Questo secondo me aiuta un sacco, non allenarsi tanto per allenarsi, ma allenarsi con un obiettivo, ecco. E niente, ho selezionato queste, spero che qualcosa vi sia servito. E niente, vi ricordo che il giveaway è ancora valido, vi lascio anche lì il video in cui ne parlo in descrizione. Arriviamo a 2000 iscritti entro la fine dell'anno, così vi posso regalare qualcosa che ho trovato nel mio garage. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video, spero di essere più costante prossimamente. E niente, ciao!